non è stato pagato ancora. Quindi è fatto divieto a tutte le persone di trasferirsi o spostarsi? Ma qui mi pare che si vada oltre il consueto. Dici voi che dobbiamo fare? Nel paese nostro c'è più libertà. Questa è un'idiozia. E quando dice una cosa lui non si discute più, basta. Dobbiamo essere consapevoli. La curva del contagio potrà risalire. Tocchi questo. Questo però, attenzione, cosa significa? Che rimaniamo inerti? Non so. Rimaniamo chiusi in casa. Guardi che è un ordine di lui. Da qui non si muove nessuno. È una fantasia per definirle mascherine al nord. Regione Lombardia, anche su questo sta già lavorando. Ma perché con tanti vestiti che ci sono vi mettete a fare i ladri? Ma perché, dico io? Quattro anni non te li toglie nessuno. Ma... Per infettare me bisogna trovare due persone nello stesso momento infette perché è a 0,50. Ragioniere, è la somma che fa il totale. In Italia siamo al crollo. L'OMS è venuto, ha visitato gli ospedali. Gli ospedali, tutti pieni, i cimiteri esauriti, non si trova un posto neanche a pagarlo un milione. E alla fine ci hanno fatto i complimenti. Ma mi faccia il piacere, se ne vada. Ma me lo faccia lei il piacere. Complimenti, ci hanno chiesto del modello perché volevano prenderlo come esempio per il resto dei paesi. Buona questa! Siamo stati anche i primi a riconoscere che il sacrificio che hanno fatto i veneti dovesse essere poi fosse stato, lo devo dire col condizionale giusto. Lei è ignorante? Io sì. Bravo. Viva l'ignoranza! Tutti così dovrebbe essere. E se ha dei figliuoli, non li manda a scuola, per carità. Non li regge, ma tengo. Ti faccia squassare l'ignoranza. No. L'idea è che metà studenti vadano per metà settimana in classe di su e l'altra metà collegati da casa a seguire quello che l'altra metà della classe fa in classe in presenza. Che mentre i 5, per esempio, della difesa vanno in avanti, i 5 attaccanti retrocedono. Credo di aver detto tutto. Con questo ho detto tutto e mi dispone. Darei adesso il via alle domande. Dunque, noi vogliamo sapere per andare. Dove dobbiamo andare. Per dove dobbiamo andare? In questo momento non lo so neanche io.